La diretta? A che ora la facciamo? Alle. È partita! Scusate. Eccoci. Buongiorno, scusate. Buongiorno buonasera. A tutti, buonasera, ben trovati. Eccoci in diretta con Retro Bottega. Siamo un po' così. Sono giorni un po' confusi. In affanno, giorni un po' pieni, un po' confusi. Mauro, ti vedevo sì, da farata. Fatica, allora, fatica. Che stavi facendo qua dietro? Sono i giorni di preparazione per Torino, per la Fiera del Libro. Domani siamo in partenza col mitico furgone giallo. Super furgone giallo, l'unico grande, l'unico furgone, grande giallo. Furgone giallo, altissimo, scomodissimo, vecchissimo, ma insomma che ci porta in giro per l'Italia a far fiere. E domani è il giorno in cui si parte. Io e Simone andremo in trasferta, saremo là fino a martedì prossimo, dal giovedì a lunedì la fiera aperta. È la prima volta che Bottega Errante sì, approda al Salone del Libro di Torino, insomma, è un evento anche questo. Per fare una fiera serve faticare, perché riempiamo con più di 1000 libri il furgone, ma oltre ai libri ci sarà una poltrona, ci sarà un violino. A cosa serve un violino alla fiera del libro? Non lo so, lo portiamo, non so se per scena o per utilizzarlo, dobbiamo ancora capire. E poi c'è mezzo chilo di frico e c'è 9 bottiglie di vino, un litro di Pelinkovac. Cosa servirà tutto questo al padiglione 1 stand E34? Lo scopriremo a meno che appunto le scorte non vengano esaurite completamente durante il viaggio. Con Bene. Noi tra l'altro condivideremo il viaggio con l'amica Lorenza Stroppa di Biciclo, quindi insomma sarà un bellissimo viaggio. Sarà un viaggio in cui poi insomma un qualche giorno in cui rincontreremo un po' di amici e persone conosciute. Tra l'altro a Torino, oltre a Mauro e Simone, troverete anche alcune delle novità di Bottega Errante Edizioni, alcune ve le avevamo un po' così accennate nelle passate puntate, però magari possiamo così ripeterle in modo sì, da... Sì, ci saranno sicuramente i Cancellati, gli Amazzini. Che è il nuovo libro di estensioni. I Cancellati, gli Amazzini. Qua faccio subito una parentesi, rilancio la palla ad Alessandro, perché lunedì abbiamo fatto un po' un lancio particolare di questo libro. Non c'era mai capitato di fare un lancio di un nostro libro fuori dall'Italia. No? No, dove sei andato? Ieri eravamo a Lubiana, all'Istituto Italiano di Cultura, dove abbiamo fatto una conferenza stampa di presentazione del libro di Mia Mazzini e dei Cancellati. Non eravamo solo noi di Bottega Errante, ma siamo andati insieme chiaramente al Festival Vicino Lontano, che ha presentato la nuova edizione del Festival, e poi appunto c'è stato un lungo focus sul libro di Mia Mazzini. C'era presente Mia Mazzini, che ha raccontato da dove nasce questo libro, qual è la storia, quello di cui un po' anche noi vi avevamo raccontato, e appunto abbiamo annunciato quella che sarà l'anteprima nazionale in Italia, ovvero domenica 13 maggio alle 11:30 a Casa Cavazzini ci sarà appunto la prima nazionale dei Cancellati, con ospite, oltre a Mia Mazzini, anche il giornalista Gigi Riva e l'avvocato che si è occupato della causa dei Cancellati, Andrea Saccucci. Quindi una presentazione, una conferenza stampa. Sì, di insomma, presentazione vera e propria. A Lubiana, non c'era appunto, come detto, mai capitato, ma... È una settimana di prime volte. È una settimana di prime volte. Una volta a Torino, prima volta di Mia Mazzini, non solo, avremo allo stand anche Venezia Complice, che è il nuovo libro, ma poi avremo anche questo nuovissimo... Il libro delle città invisibili è il quarto titolo, questa volta come leggete è Gorizia capovolta. Questa è una copertina che amo particolarmente perché l'illustrazione è di Federica Moro, ha illustrato anche all'interno alcune pagine, ci piace molto questa mano che tiene Gorizia come su un souvenir pieno di neve da scrollare, con questo fiume Isonzo che le passa, che la attraversa. È una Gorizia capovolta a testa in giù,
è scritto da Roberto Kovacs, che è stato caporedattore del Piccolo di Gorizia di Monfalcone per 20 anni, uno che è un giornalista scrittore che conosce Gorizia come pochissimi altri, e ci ha regalato insomma questi 11 narrazioni che saranno presentate in anteprima del Festival Storia la settimana successiva. La collana inizia a prendere forma perché inizia ad avere 4 titoli, a settembre ci sarà anche il 5º, ma non svegliamo la città che andremo a raccontare, e quindi è una Gorizia capovolta, perché molto spesso in questo libro si prende il punto di vista di chi è sotterrato sottoterra, quindi c'è anche una mappa del cimitero di Gorizia, e alcuni protagonisti appunto sono loro che narrano quello che succede sopra da un punto di vista un po' strano. Quindi questa è un po' la novità insieme ai cancellati che andremo. Sì, la terza l'hai già detta, è Venezia Complice, che però oltre a essere in vostra compagnia al Salone del Libro di Torino, questa settimana ci sarà una nuova presentazione del libro di Paolo Ganza, sarà dall'amico Daniele Zongaro, amico di bottega, parte di Bottega Errante, nella sua libreria a Pordenone, la libreria Quo Vadis, e sarà appunto, trovo il posto, venerdì 11 maggio a Pordenone, esatto. Tre appuntamenti importanti. Il Salone del Libro è arrivato alla sua 31esima edizione, è l'appuntamento più importante in Italia sicuramente per quanto riguarda l'editoria, il mondo del libro, della lettura, del leggere. Ci sono 1200 espositori e ci sono credo migliaia di eventi, e questo a fianco al Salone c'è anche il Salone Off, che è questo festival che occupa la città di Torino alla sera. Il Salone ha deciso di chiudere alle 20 per permettere poi di spostarsi tutti in centro, di occupare il centro con eventi bellissimi, e concerti, e letture sceniche, presentazioni di libri. Lo scorso anno, dopo questa scissione con Milano, c'è stata l'esplosione di Torino, ha avuto oltre 150.000 visitatori, quindi è veramente una grande festa. Sì, sì. E riesce a rinnovarsi poi ogni anno. Riesce a rinnovarsi ogni anno. Sì. Quindi è un grande appuntamento che tutta Italia, diciamo, si muove verso Torino, e in questi giorni noi anche avremo degli incontri, degli appuntamenti, avremo anche una cosa particolare, perché giovedì alle 13 alla Sala Blu verrà presentata la nuova associazione degli editori indipendenti, che è una fusione di tre associazioni. Bottega Errante Edizioni faceva parte di Fidare, poi c'è Odeic, l'osservatorio degli editori indipendenti, che tra l'altro è l'organizzatore del Book Pride, e poi gli amici del Salone del Libro di Torino. Hanno deciso di fondersi in questa unica associazione che raggruppa gli editori indipendenti, chi ci sta, noi ci stiamo, e quindi ci sarà anche questo appuntamento, che per l'editoria indipendente è molto importante, perché ci sarà un'associazione di categoria che a fianco alla tradizionale Associazione Italiana Editori cercherà di portare avanti una serie di politiche editoriali, prima di tutto la battaglia sullo sconto sul prezzo di copertina, che è una battaglia forte dell'editoria indipendente, di portare a 0 o al massimo a 5, come capita negli altri paesi europei, il massimo consentito della scontistica. Tra l'altro però ci sarà Bottega Errante Edizione nel Salone del Libro di Torino, ma tu sarai lì non soltanto per Bottega Errante Edizione, ma anche perché andrai a raccontare in qualche modo la 5ª edizione della Notte dei Lettori, un incontro dedicato, abbiamo anche questo. Sì, abbiamo anche la cartolina, i primi materiali che arrivano, stampati per la promozione della notte. Saremo al padiglione Super Festival, che raggruppa 100 tra i più importanti festival culturali in Italia. Ci saremo venerdì alle 17.30 io e Remo Politeo della Libreria Moderna Udinese, ma in questo caso portavoce e coordinatore di tutte le librerie partecipanti alla Notte dei Lettori a Udine, quindi racconteremo un po' che cosa succederà l'8 e il 9 giugno in questa oretta al padiglione del Superfestival il venerdì.
Bene, Mauro, domani parti. Sì, parto. In qualche modo ogni partenza è un viaggio, qua dovete addirittura attraversare l'Italia in orizzontale da est a ovest. Allora oggi abbiamo pensato di portare qui e parlarne assieme a voi, parlare un po' di libri e di film che hanno a che fare con il viaggio, che in qualche modo libri che possiamo portarci con noi quando decidiamo di partire o che semplicemente possiamo leggere a casa sognando di farlo. Che cosa ci hai Esatto, portato? tre. Tre. E tra l'altro sono tre libri che, appunto, dici bene, sono tre luoghi che io Mai non ho mai visitato. visitato. Ah, ok. Perché per me la letteratura di viaggio ha questa funzione anche, cioè quella di portarmi in un luogo mai visto e di farmi affascinare, e anche se non lo conosco, non ci sono mai stato, magari sognare un giorno di andarci. I tre posti sono Giappone, Australia e Messico. E il Giappone, parto col Giappone, che secondo me è uno dei più bei libri di viaggio mai letti. Si chiama Autostop con Buddha di Will Ferguson, Feltrinelli editore. È veramente un libro di viaggio meraviglioso. Il protagonista attraversa il Giappone dal sud al nord alla ricerca della fioritura di ciliegio e dei ciliegi, e lo fa in autostop. Con una lingua che non conosce, in un posto in cui non è mai stato, è un libro scritto benissimo che invito tutti a leggere per chi ama letteratura di viaggio, perché io, non essendo mai stato in Giappone, però quello è veramente un libro per me che rappresenta letteratura di viaggio a 360 gradi ed è bellissimo. Il secondo, invece, ci porta in Australia. E, beh, è un capolavoro assoluto, è la via dei canti di Certo. Chatwin, che insomma è uno dei più grandi narratori di viaggio, credo, della storia della letteratura. La via dei canti, più forse che in Patagonia, è il libro che mi ha veramente colpito, perché è questo viaggio che segue questi percorsi ancestrali, originari, in cui a un certo punto della vita di un aborigeno australiano succede il walkabout, cioè ci si alza la mattina e si prende a camminare. E si prende a camminare, e l'Australia, racconta Chatwin, è una rete di 1.000 cose, di 1.000 suoni, di 1.000 pietre che intrecciano l'una con l'altra, praticamente il percorso, il viaggio dei nostri antenati. Un aborigeno prende parte, non sa dove andare, ma segue una via che è quella appunto dei suoi antenati. È un libro strepitoso, che è più di un libro di viaggio, è Certo. un capolavoro della letteratura. E il terzo? Il terzo, vado in Messico, vado in Messico con uno dei miei autori preferiti, che è Pino Cappucci. La polvere del Messico è il suo capolavoro, è il libro che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. E vabbè, qua siamo in mezzo a bevitori, briganti, camminatori, coltivatori di droga. Veramente è un libro bellissimo, pieno di umanità, pieno di vita. Pino Cacucci è un grande scrittore, insieme a Paolo Rumis credo siano i due grandi narratori di luoghi italiani. E quindi andiamo in Messico con la polvere del Messico, secondo Io invece volo oltreoceano e mi è venuto in mente come film il primo da cui partire è Easy Rider, forse uno dei film iconici in qualche modo da cui il tema del viaggio è esploso nel cinema, soprattutto nel cinema americano. È un film che ha segnato poi un'epoca perché portava con sé tutta una serie di ribellioni ai costumi, alle tradizioni e ha segnato tutto quello che è arrivato dopo. È un viaggio attraverso l'America fatto in chopper da questi due incredibili personaggi interpretati da Fonda e da Hopper, Hopper che poi è il regista anche del film. È un film molto particolare anche dal punto di vista cinematografico perché veniva realizzato giorno dopo giorno con un montaggio poi dopo molto, molto strano, molto diverso da tutto quello che c'era stato prima fino a quel momento nel cinema americano. C'è tra l'altro poi l'apparizione di un Jack Nicholson straordinario, incredibile, con questo casco da football con cui viaggia sopra la moto. E rimanendo in America, un film invece molto più recente che ha a che fare col viaggio e che io amo particolarmente è Into the Wild di Sean Penn, questo viaggio nelle terre selvagge, nell'Alaska di questo giovane
ragazzo che decide di mollare tutto per compiere questo viaggio complicato e Il incredibile capolavoro. e arrivare poi in questo luogo dove c'è il Magic Bus e dove tutto assume un senso, nonostante le mille difficoltà poi del ritorno, della consapevolezza di ciò che si è fatto. È un film secondo me straordinario perché oltre alla scrittura, all'interpretazione, alla regia di Sean Penn, ci sono le musiche di Eddie Vedder, ci sono dei luoghi incredibili raccontati con una poesia e un'intensità uniche, quindi davvero anche per me è un Il capolavoro. terzo? E il terzo invece è un film europeo, un film di Wim Wenders che si chiama Lisbon Story, che è il viaggio, anche se non interamente un film di viaggio, ma c'è una gran parte dedicata al viaggio, dalla Germania fino al Portogallo, che compie questo fonico per raggiungere l'amico regista di cui non si hanno più notizie. E ho in mente l'inizio di questo film in cui viene attraversata proprio l'Europa interamente e noi pubblico ci rendiamo conto degli stati che vengono attraversati e che passano perché cambiano le lingue che lui ascolta alla radio. Quindi questi sono i tre film, ci sarebbe molto altro, Wenders ne ha fatti tantissimi, ma ne abbiamo scelti soltanto tre. Il mondo del viaggio, forse nei libri e nei film, forse uno dei mondi più raccontati, e quindi si apre veramente una finestra Enorme. enorme. Noi insomma erriamo nel nostro piccolo questa settimana, quindi andiamo Abbiamo da fatto. Lubiana a Torino a Udine con estensioni, Non è ma male. poi con estensioni ci porta anche nell'est Europa, e quindi Sarajevo. insomma ci piace viaggiare fisicamente ma anche poi Con la mente. con la mente e con le storie. E io direi che qua, perché Ci fermiamo, oggi abbiamo fatto una puntata ridotta in una ridotta, giornata non nostra, io però devo andare adesso a caricare lui, il mitico esatto, furgone tra l'altro giallo. piove, quindi sarà tutto molto Piove, bello e tutto molto nell'altra simpatico. stanza dell'ufficio, cioè adesso ci saranno 40 scatoloni da caricare, quindi Alessandro, che sei più giovane di me, mi raccomando, Non forza e molliamo. coraggio. Noi ci rivediamo lunedì, ci sarò io in studio, diciamo, e poi ci Esatto, sarà Mauro al telefono, in o non so diretta dove. dal nostro inviato dal Salone del Libro di Torino per raccontarvi un po' in qualche modo questo salone. Per cui grazie per chi ha avuto il coraggio, la voglia e l'energia per seguirci di martedì. Noi ci vediamo lunedì. Grazie a tutti e buona serata. Ciao!